Ragazzi, sono Mocio ed oggi sono a Detna Comics. Forse vi ricorderete di me per un video in cui assaggiavo tutto il cibo della Milano Games Week ed oggi sono qui a Catania per riproporre questa esperienza, ma speriamo vada meglio. In realtà ho grandi aspettative perché ho già visto un po' di chioschetti che fanno cose carine, tipo uno onigiri mania, se non sbaglio, ma qua vedo che c'è della roba accattivante. Quindi bando agli indugi, adesso mi fiondo subito sul cibo. Let's go! Prima di continuare ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e non perdervi tutti i prossimi video. Anche qui da Catania, ci vediamo. Burgerino di benvenuto, siamo da Nacchianata Burger da Pippo. Quindi mi aspetto un double cheese bacon burger e vediamo un po' se qui a Catania gli hamburger arrivano bene. Sbada boom. Partiamo col botto, raga. Sotto il sole devastante, questo double cheese bacon burger. Non sono mai un grande fan della salsa barbecue nei cheeseburger. Mi preferisco un po' più semplici, con solo amaro. Però devo dire che per essere in una fiera del genere con un botto di gente, sto panino è veramente una gozzata. Buona la carne, buona la cipolla caramellata, devo dire. Super dolce, mega morbida. Il bacon deve essere un po' più crispy, Però, bravi, raga. Vabbè, siamo partiti dagli States, ma ora torniamo a bomba su Catania e ci mangiamo un bel panino con le polpette di cavallo. Allora, raga, una delle particolarità che ho capito qui a Catania, insomma, che tipo fare i panini come vuoi, e io mi sono preso polpette di cavallo, patatine fritte, formaggio e funghetti piccanti, tutto racchiuso in questo paninazzo devastante che ora ammazza. Molto bella la polpetta di cavallo, super saporita, raga. Cioè la carne di cavallo ha un sapore da marcia in più, salato con un bel sapore di griglia, bello forte, che lo rende ancora un po' più grezzo se vogliamo, ma è un sapore super intenso. Formaggio, funghetti piccantini, le patatine sono ignorantata di un livello esagerato, però questi panini, sai cosa? Mi piacciono. Hamburger fatto, carne di cavallo provata, ora ci buttiamo su qualcosa di un po' più orientale, perché qui a Etna Comics spettacolo ci sono un paio di stand che propongono specialità dal Giappone. Per cui adesso mi fiondo su onigiri, curry, takoyaki e forse del ramen. Fa un caldo boia, ma lo faccio per voi, lo sapete, eh? Per cui mettete mi piace ora e iscrivetevi al canale. Andiamo. Giappone vero, onigiri e curry giapponese. Partiamo dall'onigiri, che è il classico triangolino che si vedeva in tutti i cartoni quando eravamo piccoli. Guardalo qua che fico. Questo è con tonno, maionese, e questa penso sia cipolla croccante, ripieno ovviamente di tonno. Questo è lo spizietto. Mi ricordo quando sono stato in Giappone, li vendono anche confezionati tipo nei loro autogrill, diciamo, di fermi o anche nei 7-Eleven. Li prendi un paio e te li scassi come antipastino o come merenda. Super figo che in una fiera così tanto incentrata in effetti sul mondo giapponese ci sia del cibo giapponese e anche non fatto male. I ragazzi di Onigiri Mania sono talmente pazzi che con 30 gradi mi propongono il curry giapponese. Ti pare che posso non prendere il curry giapponese? Per cui ovviamente l'ho preso. Raga, è la vita il curry giapponese. Super cremoso, servito con riso bianco ovviamente. Io sono dipendente da sta roba, raga. Ovviamente sono le verdure, curry super cremoso, riso in bianco. Non è assolutamente un piatto estivo, troppo buono per non prenderlo. Bravi Onigiri Mania. Come dico spesso, non è che per forza in una fiera o in un evento dove è complicato fare da mangiare si debba per forza mangiare le solite robe e il panino schifoso eccetera eccetera. Si possono fare anche delle robe fighe con delle cose semplicine. Potevano forse mancare gli arancini in una fiera del genere? Ovviamente no. Me ne sono preso uno alla norma e andiamo ad assaggiarlo. Non sembra male. Però, assaggio. Diciamo che il fatto che non sia stato fritto al momento influisce negativamente. Infatti è un pochino molliccio, un pochino gommoso. Peccato perché ci vuole un attimo per bagliarlo e poi andare un po' più là. Assaggiamo le melanzane perlomeno. Non eccezionale. Peccato, ho pensato di più ad esempio il curry, che è una cosa un po' più complicata se ci pensi da fare. Questo è il cibo tradizionale, dovrebbe essere una bomba. Giornata solata, ragazzi, bisogna bere. È pieno di bancarelle che vendono anche snack americani, snack giapponesi. Fortunatamente c'è anche lo stand della Monster. Mi sono preso un'altra fiesta, grande ciao raga. Caldo devastante, ma devo continuare, devo farlo per voi. Siamo al Ramen Bar Akira che propone il ramen. Non lo so, forse quitto. Potrei optare per dei gyoza e i takoyaki. Ci sono anche dei mochi ice cream che in questo momento mi farebbero tanto bene, ma sono dubbioso. Adesso scelgo e assaggio qualcosa. Pausetta e poi vado con le ultime cose da assaggiare. Sto un po' pieno, Vabbè, raga, alla fine non ho resistito e mi sono preso i takoyaki. Per cui
Sono preso bene da sto Mood Jap, perché ovviamente uno dei migliori takoyaki della mia vita, anche per le condizioni in cui viene fatto, intera così, nonostante sia un piatto dello street food che di solito si mangia per strada. La fettura così così dovevano essere fatte un po' di più, però le vibes Japan mi piacciono un po'. Ho assaggiato bene quasi tutto, poteva mancare il dolcino? Mochi gelato. Bel modo di terminare con un dolcino fresco, una giornata così calda, il tour di quasi tutto quello che potete mangiare qui ad Etna Comics. Adesso pausetta, considerazioni finali e parliamo un po'. Vaniglia bene, però tè verde meglio. Allora ragazzi, sono tornato in camera ed è tempo di considerazioni finali per rispondere alla domanda principale, che è: come si mangia l'Etna Comics? Iniziamo col dire che Etna Comics è una fiera grande, non è paragonabile alla Milano Games Week, e devo dire che la gestione del cibo è un po' più artigianale, meno affidata a dei grandi centri di ristoro. Qui la zona cibo è fatta tutta da chioschi più o meno indipendenti e anche artigianali, che offrono una varietà bella. Mi è piaciuto il fatto che ad esempio siano state inserite delle realtà legate al Giappone, con dei piatti tipici più o meno riusciti. Ovviamente c'è sempre da considerare il fatto che ci si trova in una fiera, quindi non è che ci può aspettare il massimo dell'esperienza, però questa cosa ad esempio di aver creato un menù internazionale mi ha confortato. Peccato che gli arancini fossero stati rappresentati in una maniera non troppo degna. Purtroppo con i fritti, con le cose, succede spesso così: se non sono fatti al momento è impossibile goderseli al massimo appieno. Molto bene curry, devo dire, molto bene appunto questa cosa di poter variare l'esperienza. Il ramen mi è sembrata una scelta un pochino forse azzardata, non ho preso aria, non ce l'ho fatta. E ho capito una cosa, che i panini catanesi sono abbastanza folli, non vedo l'ora di assaggiarli nel prossimo video che vedrete qui sul canale, che riguarderà lo street food di Catania. Detto ciò, mi sono dilungato fin troppo, bella prima giornata ad Etna Comics oggi, ho mangiato un botto di roba e sono mega pieno. Adesso mi faccio un riposino e poi si va ad assaggiare lo street food di Catania. Io vi ricordo di seguirmi sul canale, attivare la campanellina, seguirmi su Instagram, sono MochoHF, ci vediamo al prossimo video, sempre da Catania, see ya!